Poche ore fa la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano, per cosa deve ricordarlo l'Italia? Per cosa lo ricorda lei? Le due cose coincidono oppure no? Ma per me ricordare Giorgio Napolitano significa ricordare gli eventi di una vita, diciamo, ecco. Nel senso che io ho conosciuto Napolitano nel 1969. Io ero studente e lui era responsabile culturale del Partito Comunista. Quindi questa è una storia molto antica. Poi Napolitano è diventato un protagonista assoluto della storia d'Italia negli ultimi anni. Però certo, diciamo, le due cose si intrecciano. Fra l'altro, fu lui che mi mandò in Puglia. Quando io cessai, finì la mia esperienza di segretario della Federazione Giovanile Comunista, Napolitano era all'epoca responsabile di organizzazione del PC e decise che io venissi in Puglia. Quindi, certo, la mia vita ha avuto, come dire, una svolta importante legata al nome di Napolitano. Poi certamente Napolitano è stato un grande protagonista della vita di questa seconda repubblica, prima come ministro degli interni del governo Prodi, autore di una buona legge sull'immigrazione che fu purtroppo cancellata con molti danni, diciamo, secondo me, per il paese, e poi soprattutto come capo dello Stato. Primo Presidente della Repubblica a essere eletto due volte, insomma, che ha retto una fase molto complessa. Per noi è importante, certo, è l'uomo che ha rappresentato nella forma più alta quel legame tra il comunismo italiano e la democrazia nel nostro paese, che ha costituito una caratteristica originale della storia italiana. Cambiamo argomento, un'analisi da parte sua. La Puglia si prepara a due importanti appuntamenti elettorali, che sono quelli del prossimo anno per il cambio del primo cittadino, quindi perdiamo un sindaco amato come Antonio De Caro. Tra 2 anni invece le regionali. Pare che Antonio De Caro sarà candidato come pezzo da 90 alle prossime europee, che sarà anche un po' il banco di prova della nuova segreteria Schlein. Lei cosa pensa di questo nuovo centro-sinistra, di questo nuovo Partito Democratico? Non so cosa farà Antonio De Caro se si candiderà alle elezioni europee, gli faccio i miei auguri più affettuosi e penso che lui possa portare nel Parlamento europeo un'esperienza molto importante di una delle capitali del Mezzogiorno d'Italia. C'è bisogno di rappresentare il Mezzogiorno in Europa. Molti anni fa l'ho fatto anch'io, diciamo, il deputato europeo del Mezzogiorno. Una bella esperienza, io ho avuto modo anche di dirlo a lui, di incoraggiarlo, perché io credo che lui lo possa fare molto bene. Certo, la scelta di una nuova candidatura per Bari sarà abbastanza impegnativa, ma è un problema che riguarda, diciamo, il centro-sinistra barese. Insomma, troveranno loro le soluzioni, non mancano le personalità. Quindi, che dire, io ho fatto i miei migliori auguri alla Schlein, ho apprezzato sicuramente, come dire, lo slancio innovativo con cui lei si è proposta. Adesso è di fronte a problemi più complessi, perché nell'attuale sistema elettorale e politico lei ha il compito di diventare il punto di riferimento di una possibile coalizione alternativa, quindi alle prese con i suoi vicini, diciamo, da una parte il Movimento 5 Stelle di Conte, dall'altra parte, diciamo, queste formazioni più centriste, diciamo, in particolare con Calenda. Non è un lavoro facile, non la invidio, diciamo. Non do consigli se non su richiesta, perché io penso che la cosa più antipatica per chi si è messo da parte, diciamo, è continuare a stare col fiato sul collo a quelli che hanno le responsabilità, hanno bisogno di poter lavorare liberamente. A proposito del suo rapporto con il Mezzogiorno, questo per la Puglia è stato un po' l'anno delle vacanze dei politici, prima Giorgia Meloni, poi Matteo Salvini. Lei un po' li ha preceduti in questo? Beh, per me la Puglia non è stato un luogo di vacanza, è stato soprattutto il luogo di una straordinaria esperienza umana, innanzitutto, e professionale. Io ho vissuto tanti anni a Bari, sono stato
dirigente politico, consigliere regionale, poi sono stato deputato del Salento per, non so, non vorrei dirlo, ma sono veramente per alcuni decenni, quindi ho fatto anche le vacanze in Puglia e devo dire sempre con molto piacere, ma soprattutto è stata la regione nella quale io sono cresciuto e a cui mi sento e per sempre mi sentirò debitore. A proposito di turismo, questo è stato l'anno della Puglia, ultima domanda, ma anche dell'Albania, i rapporti tra Puglia e Albania, Presidente? Guardi, io credo molto nell'Albania, sono contento perché sono diversi anni che vado spesso, sono amico del primo ministro albanese, di tante altre personalità. Gli albanesi ci vogliono bene anche perché ricordano la solidarietà dell'Italia nei momenti difficili, da quando arrivarono qui disperati sulla nave Vlora, a quando noi andammo là con la missione Albe, poi con la missione Primavera di solidarietà durante la guerra nel Kosovo. Insomma, c'è un legame molto forte con noi e l'Albania è un paese che sta crescendo, la classe dirigente giovane, europea, è diventata una straordinaria meta turistica. Io credo che dovremmo lavorare per crescere insieme, cioè non vederli come dei competitori, ma come dovremmo immaginare questo pezzo dell'Adriatico meridionale, dello Ionio, come un'area, una grande area di turismo e anche di civiltà comune. Si possono fare tante cose insieme. La Puglia ha un buon rapporto con l'Albania, ma secondo me si può fare di più.